tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di che cosa? Dei panettoni? No ragazzi, del Fantasma Royale, la carta che questa mattina è possibile sbloccare con la nuova sfida, si dimostra veramente veramente fortissima. Ho provato a vedere alcuni replay ragazzi di persone che hanno giocato il Fantasma, alcuni nella sfida, alcuni invece che hanno vinto la sfida ma ancora non hanno caricato tutti i video, e veramente le combo sono devastanti. Oggi ragazzi nel video voglio farvi vedere 4 combo che mi sono particolarmente piaciute e che spero possano darvi uno spunto per sfruttare il nuovo Fantasma, magari con un deck che non avreste mai immaginato di usare. Dai che non voglio perdermi in cisafrulli e andiamo subito a vedere ragazzi la prima combo delle 4 di oggi. Qua c'è già un tronco che è pronto su un mago Zap e una gang di goblin, infatti va a troncare il nostro amico Yahaha Jed del clan Yahoho. Attenzione, subito pronto il Fantasma e va a piazzare giù Miner Fantasma ragazzi, meraviglioso questo Miner Fantasma, un nuovo Miner Control. Potremmo azzardare dietro gli sgherri e guardate, guardate, il Miner è stato locato dalla torre, il Fantasma è invisibile quindi non è assolutamente preso, diventa visibile adesso ma sotto con gli sgherri ragazzi, incredibile. Lui va a fulminare l'avversario, la torre è già 524 ragazzi, guardate il fulmine, è 3-2-1, prom, boom, Fantasma ancora vivo ragazzi, dietro con lo Grider, quindi si può inserire anche il suino insieme al Fantasma e non è male, non è male. Lascio andare così perché era... non me li ricordavo. Andiamo a vedere il secondo ragazzi, andiamo a vedere il secondo con il Principe Nero invece. Questo gioca dietro il Principe Nero, pronto in decisione tra Fantasma e Cavaliere. Vengono piazzati tutti e due, prima il Cavaliere, poi il Fantasma. Guardate ragazzi, lui va a tirare una clonazione e guardate il Fantasma clonato insieme al Cavaliere, al Principe Nero. Che disastro che combinano lì a destra ragazzi. Giù lo scheletro gigante, quell'altro gli tira un Vortex ma lui appronta la clonazione specchiata e di nuovo il Fantasma diventa visibile adesso. Guarda il Principe Nero, il Fantasma tronk, l'altro Fantasma ha shottato il mago di ghiaccio e ha fatto un disastro lasciando la torre a 489 ragazzi. Principe Nero, clonazione Fantasma, veramente veramente molto interessanti. Numero 3 ragazzi, intanto ve lo ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se non avete ancora fatto, c'è già lì un peccone, un Fantasma e c'era anche una strega notturna. Guardate, guardate, neanche l'orda di sgherri ragazzi riesce a fermare il peccone Fantasma, tranquillamente safe. E non è finita, guarda, gli sgherri tirano giù il peccone, si fregano completamente del Fantasma che diventa adesso visibile e tira fucilate micidiali alla torre centrale lasciandola a 3472 ragazzi, veramente veramente fortissimo anche se viene lasciato da solo, una carta eccezionale, il fatto che non viene visto è fantastico. Ultima combo di oggi ragazzi, c'è dentro una macchina volante, una rete battaglia, questo è di Phil del mio clan, ma non è la sua combo, è la combo dell'avversario che è meravigliosa. Guardate la macchina volante va a tirare giù la sua, c'è già dietro il Fantasma, Troc, ancora Miner Control ragazzi, gli arcieri vanno sul Miner, la macchina volante se li fa, Phil gioca il Fantasma ma è inutile, il Vortex non prende il Fantasma ragazzi, guardate che roba, va a tirare giù la torre del nostro povero Phil, però giocato in combo con la macchina volante micidiale. Qua ragazzi guardate, di nuovo il Fantasma è ancora vivo e vedete che figata, la torre lo ha colpito, poi quando l'ha spostato il Vortex è tornato invisibile, la torre non lo ha più colpito, Troc qua esplode e giustamente ha danneggiato la torre centrale lasciandola a 2520. Beh ragazzi, il Fantasma sembra davvero una carta fortissima, secondo me con una truppa volante ci sta di brutto la combo, con una truppa veloce ci sta di brutto la combo e sicuramente anche giocato in difesa sarà veramente molto interessante. Beh ragazzi, io spero davvero che questo video dedicato alle 4 combo più belle che ho visto fino adesso sul Fantasma vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, noi ci vediamo presto, ciao!